Siamo allo spazio Ubuntu, buongiorno a tutti. Ecco qui due orti a cassoni, aggiornamenti dagli orti. Il semenzario, andiamo nel dettaglio. In preparazione semi, terra concimata. E qui zucca di Sicilia, spinaci. Ancora spinaci, anguria, melone, zucche ornamentali. Possiamo vedere, faccio vedere in piezza. Allora, cosa c'è? Sono stati fatti delle buche dove è stato messo un cippato, quindi legni, foglie, rametti frantumati, ridotti in piccoli pezzi insieme a un microorganismi in modo da ottimizzare la fertilizzazione del terreno. Ecco qui, vediamo. Questi qui intorno agli alberi sono fagioli. Abbiamo messo in diversi alberi in modo che trovano l'albero in modo da potersi arrampicare. Questi li vediamo sempre, li abbiamo visti anche nell'altro video, adesso sono già molto fogliosi e sono pesche da bacchiere o saturnine. Qui c'è il nostro abete, dobbiamo decidere dove metterlo. E una cosa bella, mi ha fatto piacere rispetto a tanti altri, questo guardate, ha già delle foglioline, gemme che già stanno trasformandosi in foglioline. E questi cosa hanno di caratteristiche? Questo per chi ci segue si ricorderà di qualche anno fa la preparazione di questi bidoni che sono stati fatti con materiale verde, cippato, misto a terra, pochissima terra in realtà per la verità, e paglia, molto strati di paglia. Poi vedete qui, questo qui è lo stesso albero, anzi mi sembra che quello lì è un ramo di questi. E qui insomma stanno un po' indietro, c'è qualche gemma proprio adesso, ma sono, ecco, questo ancora niente rispetto all'altro, quindi per dire la qualità del terreno veramente eccezionale. Qui altri fagioli, questo è un prugno selvatico. E poi per finire, per chi ci segue, questo è un limone che abbiamo potato, che ha avuto difficoltà con l'inverno. Questo stesso procedimento, materiale cippato, vedete? Eccolo qui. Il Lauro cerasus, che sarà la nostra barriera sul muro. Ecco qui, questo è misto cippato, microrganismi, fermentazione, che poi verrà messo sia sotto le radici che sopra. Questo qui è il magico olivo che abbiamo anche lui già visto quando l'abbiamo piantato. Qui le piantine, ecco qui, bellissimo melo Stark in fiore. Wow, bellissimo! Ah, vabbè, lì c'è già un Lauro cerasus d'avanguardia, pioniere. E vabbè, per concludere, faccio vedere l'altro orto a cassone. Questi sono stati fatti sempre col procedimento degli Hügelkultur, quindi orti, vengono definiti orti senza irrigazione o comunque a bassissima irrigazione. E questo è tutto l'aggiornamento del nostro magico cipresso totem dello spazio Ubuntu. Vi mando un caro saluto e al prossimo video.